microfono, che faccio volumi e che vogliono sul sentire la prova. Prova, prova, prova. Prova, prova. Buon anno a tutti. Buona palla a mano a tutti. Mi sentite? Ditemi poi quando devo smettere di parlare, perché altrimenti potrei parlare da qui fino al prossimo anno. Grazie mille. Riparla? Io no. Allora, devo solo capire qual è il mio ogni volta. Questo è il mio. Ora mi sento. Sì, sì, perfetto. Noi ci abbiamo un wifi, vero? Abbiamo un wifi. Quanto ci dai? Ci abbiamo tre linee wifi. Tre linee, quella più veloce. Aspetta. Quindi mi devo ricordare di sta zitta. Brava. No, vabbè, dici in linea alla regia. Va, vai. Almeno così capisco quando smetti. Va bene. Va bene. Allora, all vision. E poi ti dico io quando è fatto. Ok. Grazie. Ma la linea io non la trovo all vision, però. No, è root. Ah. Wi-Fi S9? No, root 95. Ah, ecco, ok. Ok, poi R. Perché mi sa che è stato resettato e ha perso il nome. R, 0. Sì, trovata, trovata.
che ora si entra in diretta? Arriva? Accanto a me? Oh, grande! Thank you.
Buonasera a tutti e a tutte, buonasera amici e amiche della Pallamano, ben ritrovati di nuovo qui alla palestra. Dopo più di un mese di pausa si gioca questa sera il recupero della decima giornata di campionato del girone di andata, appunto, tra la Ego Handball Siena e Brixen. Per il momento sono da sola a commentare, ma dopodiché mi raggiungerà un ospite d'eccezione che in realtà, arrivati a questo punto, credo che questa sia più casa sua che mia, però insomma aspetto a dirvi il nome del mio compagno di commenti. Intanto andiamo a presentare la partita di questa sera tra la Ego e il Brixen. È appunto il recupero della decima giornata del girone di andata, l'ultimo per quanto riguarda la Ego, che chiude quindi questa sera la prima parte del campionato. Invece Brixen ha ancora due partite da recuperare, quella esattamente contro Sassari il 23 gennaio e poi Cingoli il 27, quindi è un tour de force quello che aspetta gli Alto Atesini, una partita importante per entrambe le squadre, ma forse azzarderei un po' di più per gli ospiti, in quanto in questo periodo Brixen si sta giocando le qualificazioni alla Coppa Italia che verrà disputata a metà febbraio, e la Ego Siena, essendo in questo momento terza con una partita in meno, ma che insomma è quella di questa sera, sì, è già dentro tra le otto che si giocheranno il titolo. Brixen invece ha davanti a sé ancora due match da disputare, appunto quelli che vi ho detto prima. È in questo momento a 10 punti con 11 appunto partite giocate, di cui 5 vinte e 6 perse. Ieri c'è stato il recupero che ha visto in campo Pressano contro Fondi. Pressano ha vinto 29-17. Tra l'altro Brixen arriva dal match di sabato scorso contro Trieste, vincendo in casa dei Giuliani per 22-24. Andiamo a vedere quali saranno le formazioni di questa sera in campo, partendo per cordialità dagli ospiti, quindi da Brixen, con il numero 22 San Paolo Valerio, con il numero 21 Alex Vierer, con il numero 1 Michael Ploner, con il numero 2 Riccardo Di Giulio, con il numero 75 Lucas Sazer, con il numero 8 una vecchia conoscenza del palestra, ovvero Martin Amato, col numero 13 Maximilian Brugger, col numero 14 Riccardo Pivetta, col numero 19 Andri Tiballi e il numero 29 Andrea Basic, e poi con il numero 38 Christian Miteruzner, col numero 41 Davor Kutura e infine l'ultimo arrivato in casa bressinese, ovvero col numero 95 Koliodluk Stanislav, i nomi sono difficili da pronunciare, molto più facili invece quelli della Ego Siena, con il numero 25 Pablo Marrocchi, con il numero 20 Felipe Luis Gaeta, con il numero 7 Raul Bargelli, con il numero 10 Krejnik Casa, con il numero 23 Cristian Guggino, con il numero 1 Alessandro Leban, con il numero 16 Giovanni Pavani, con il numero 9 Filippo Passini, con il numero 19 Bozidar Nikocevic, con il numero 14 Lorenzo Senesi, con il numero 5 Michele Buffoli, con il numero 11 Umberto Bronzo. Umberto Bronzo, che tra l'altro è stato fermo per oltre un mese a digiuno, quindi dal campo, in seguito all'infortunio che si è provocato durante il match contro l'Alperia Merano. Oggi molto probabilmente ritornerà in campo. Non vedremo invece il nuovo acquisto del Siena. Chi segue la Pallamano saprà già di chi sto parlando, ovvero Stefano Arcieri, ex ala sinistra del Bolzano, che in questo palazzetto ha vinto a febbraio scorso la Coppa Italia insieme all'allora compagno di squadra, che appunto ritroverà a Siena, ovvero Felipe Gaeta. Dopo una breve esperienza in Finlandia ha deciso di ritornare in patria
quindi dobbiamo aspettare a questo punto il 30 gennaio, da quando insomma ripartirà il campionato a tutti gli effetti, per vedere il nuovo acquisto scendere in campo. Alla sinistra la posizione è già ampiamente coperta da Filippo Passini, che in questa prima parte di campionato ha dimostrato sicuramente una grande crescita rispetto allo scorso anno. E a questo punto, insomma, ve lo anticipo, sarà proprio Arcieri ad appoggiarmi in questa telecronaca. Mi raggiungerà a partita già iniziata, quindi sicuramente sarà un'opportunità anche per scambiare due parole con il nuovo arrivo, anche per capire quali sono state le sue prime impressioni, e poi anche sono curiosa di sapere cosa pensa dei suoi ormai compagni di squadra e come giudicherà la prestazione di questa sera dei ragazzi. Intanto, come potete vedere, fanno il loro entrano in campo i padroni di casa, i giocatori della Eguend Bolsiena. Subito salta all'occhio il nuovo capello biondo di Cristian Guggino, giovanissimo acquisto del Siena, classe 2003, e l'unico dei giovanissimi che la società quest'anno aveva acquistato è rimasto a Siena, perché ricordo, insomma, immagino lo sappiate anche questo, ha deciso, insomma, di abbandonare la nave, se così si può dire. Davide Galliano non è più in maglia bianconera, e quindi manca veramente poco, 3 minuti al fischio d'inizio per questo recupero della decima giornata di campionato di Serie A Beretta. E io a questo punto vi lascio giusto per 3 minuti, il tempo di organizzarci qui in regia, e do spazio al campo. Mi sentite? Ed eccoci qui, sono le 18 in punto, le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, la presentazione abbiamo già
dato entrambe le formazioni di entrambe le squadre. Decima giornata di campionato, recupero della decima giornata del girone di andata. Eguen Bolsiena affronta Brixen. Come ho detto prima, è sicuramente una partita importante per gli altoatesini, che in queste ultime tre partite da recuperare si giocano la possibilità, anche se non è diciamo facile per loro, vista la posizione in classifica, di rientrare tra le Final Eight, che si giocheranno il titolo, che disputeranno appunto la Coppa Italia verso febbraio. Dall'altra parte Siena ha la possibilità di acchiappare il Sassari, anche se con a questo punto due partite di, in più rispetto alla formazione sarda. Ed ecco qui, si inizia, è ufficialmente iniziata la sfida tra la Eguen Bolsiena e Brixen. La prima fase di attacco spetta ai padroni di casa, la cui formazione è praticamente uguale come insomma nelle altre partite, ovvero Filippo Passini in ala sinistra, poi c'è Nico Casa, Pablo Marrocchi e Bozidar Nikocevic, alla destra invece Felipe Gaeta e come pivot c'è Raul Bargelli. Il primo attacco è di Pablo Marrocchi, che però becca il palo in basso a sinistra, quindi niente da fare. La prima marcatura bianconera è un nulla di fatto, così come anche la prima fase di attacco per Brixen, che perde amaramente la palla. Si riparte con calma da Siena, Nikocevic per Marrocchi, ancora Nikocevic, Casa, Nikocevic, lo scambio tra i due. In regia si fa vedere anche il pivot Raul Bargelli e poi ancora Nikocevic, ancora molto lontano dalla porta, si avvicina Pablo, prova a cercare Bargelli, il fallo su di lui. Marrocchi, intanto scambio di posizione per Passini, doppio pivot quindi per Siena. Intanto Bozidar prova a cercare Marrocchi, che nel frattempo frena il passaggio del Brixen. Una brutta comunicazione tra Nikocevic e Marrocchi, ridà il possesso palla ai brissinesi, che ora provano la prima fase di attacco diciamo strutturata, con il numero 41 Cutura, il numero 95 il nuovo volto in casa altoatesina Kolioduk, ed è proprio lui adesso che tenta il tiro, ma Alessandro Leban, la parata pronta di Alessandro Leban, ancora 0-0 qui alla palestra quando sono passati circa 3 minuti. Nikocevic è suo il primo gol di questo match, 1-0 sotto le gambe di San Paolo. Riparte Brixen, Mitteruzner, Kutura, Kolodiuk, 1-0 dopo 3 minuti lunghissimi durante i quali nessuna delle due formazioni è riuscita ad andare a segno, qualche diciamo passaggio sbagliato, e qui non sbaglia invece Brixen, non sbaglia Kutura, 1-1.
Alessandro Lepan si fa trovare impreparato sul tiro di Cutura. Intanto Casa viene fermato dalla difesa. Niente da fare per il numero 10 bianconero, che cercava di inserirsi, cioè ha cercato un pertugio sulla destra. Sempre lui, Casa, Marrocchi, molto larghi, molto lunghi, Nikocevic, ancora Casa, fermato ancora una volta su di lui. Una difesa piuttosto aggressiva, infatti il primo cartellino giallo della partita è per Mitteruzner. Dai 9 metri Siena per Marrocchi in elevazione, però questa volta la gamba di San Paolo ferma il tiro di Marrocchi e Passini bravissimo nel intercettare il pallone, quindi il possesso palle ancora per Siena. Sempre Marrocchi, Nikocevic, Gaeta come ala destra al posto di Umberto Bronzo, che dovrebbe giocare questa partita o comunque un po' di minuti, dovrebbe tornare in campo dopo l'infortunio di ormai un mese fa contro Merano. E ancora ci riprova Marrocchi ad accentrarsi, cerca il pivot, lo trova e la palla finisce dritta in faccia del portiere di Brixen e San Paolo, quindi niente da fare per Bargelli. E arriva subito la risposta del numero 14 Riccardo Pivetta dall'ala sinistra, 1-2, primo vantaggio per gli ospiti. Ancora Siena, Casa, Nikocevic, Casa, lo scambio con Passini. Il tiro in elevazione però troppo alto, finisce sopra la traversa. Ed ecco il Kolodiluk per Cutura, fermato, cartellino giallo, fermato troppo bruscamente secondo l'arbitro da Pablo Marrocchi. Si riparte da Basic. Cutura. Kolodiluk. Cutura, Pivetta. Scusate, Mitteruzner è qui ancora a segno, 1-3 per Brixen. Stava ripartendo il Siena, ma l'arbitro ha richiamato all'ordine i padroni di casa. Si riparte da metà campo. 1-3, più 2, Brixen con il gol di Pivette, poi Mitteruzner a segno. Casa per Passini, ancora doppio pivot questa sera, quindi è una formazione che Branco vorrà sfruttare al massimo. E un altro cartellino giallo, il terzo in 7 minuti, quindi una partita molto molto fisica. Nikocevic per Marrocchi, anche qui un altro stop molto brusco, ma l'arbitro decide di dare i 2 minuti ad entrambi i giocatori, ovvero a Pablo Marrocchi e a, scusate, ma a Dendry Tiballi. Uno a tre con 2 giocatori entrambi fuori per 2 minuti, un contrasto piuttosto maschio di cui hanno pagato le conseguenze entrambi.
Gaeta per casa che si gira il tiro, becca la prima volta il palo, poi ritira non contento e trova la rete del 2-3 per Nico Casa. Koleodluk per Mitteruzner e poi il tiro sull'ala sinistra, Pivetta, autore del gol. Siena con Casa si fa aggressiva, però San Paolo pronto, non si fa trarre l'inganno. E qui uno sbaglio di passaggio di cui ne ha approfittato in Bozidar Nikočević, che segna in contropiede 3-3. Questi gol, diciamo, vengono molto facili al numero 19 del Siena, che ha punito severamente l'errore di Brixen in fase di attacco, un'ingenuità. E anche qui un'altra ingenuità nel passaggio di palla tra Koladiluk e Mitteruzner. Niente da fare, si ritorna in fase di attacco per il Siena, che a questo punto ha la possibilità di passare in vantaggio. Bassini per Casa che cerca il pivot, Bargelli lo trova e piazza la rete nell'angolino in alto a sinistra. 4-3 per il Siena. Koleodluk, Kutura. La comunicazione fra i giocatori di Brixen che giostrano lo scambio, intanto organizzano l'azione. Ed ecco qui il passaggio per Pivette, poi Koleodluk e poi ancora Kutura che trova la rete. In realtà Leban l'aveva diciamo sfiorata, Alessandro aveva capito la direzione ma non è riuscito ad arrivarci. Dall'altra parte la risposta pronta di ancora un Nico Casa molto in forma. Sembra che la pausa natalizia li abbia fatto molto bene. Seconda o terza rete per il numero 10 bianconero. 5-4, l'undicesimo minuto qui al Palestra tra Ego Siena Brixen. E qui una bellissima azione del numero 2 di Brixen, Riccardo Di Giulio, che dall'ala destra si è inserito quasi, insomma, strisciando sul parquet e andando in porta. E ancora lui, Di Giulio, molto veloce, un palleggio quasi cestistico per lui. Continua la sfilata di cartellini gialli, questa volta a beccarsele proprio Di Giulio. Ancora 5-4, ancora Brixen in fase di attacco, Koleodluk per Kutura e poi Mitteruzner. Koleodluk si fa vedere Di Giulio che ci ripensa, la ripassa Koleodluk, che però cercava qualcuno, il compagno, probabilmente Mitteruzner alle spalle, ma non l'ha trovato. Recupera la palla a Kutura, il passaggio per il pivot però è andato male, l'intercettazione di Raul Bargelli che però non va a segno. Ma si guadagna un tiro dai 7 metri.
nelle mani di Božidar Nikočević. Nikočević contro San Paolo Valerio al 12° minuto, primo tiro dai 7 metri, la rete di Božidar Nikočević, 6-4, più 2 Siena. Un po' imprecisa la squadra altoatesina, troppi errori nei passaggi. Qui infatti stavamo vedendo un'altra ingenuità di Giulio Sarrabia con Kolodiluk, Kutura, Mitteruzner. Ancora Mitteruzner, ancora Kolodiuk. Gli arbitri riprendono la panchina del Siena. Gioco fermo. 2 minuti per Mitteruzner. Sei a quattro. 13 minuti e 19 secondi di questo primo tempo. Tanti cartellini gialli, tanti errori di comunicazione, passaggi errati, alcuni dei quali hanno significato la rete, insomma, del Siena, quindi il vantaggio per la Ego, che in questo momento, che in varie occasioni ne ha approfittato. Però Brixen è là, tiene botta, insomma, come si suol dire. È ancora una partita, insomma, da giocare tutta e ancora assolutamente aperta. Si discute ancora a bordo campo, c'è un po' di incomprensione al tavolo. Intanto fra pochissimo mi raggiungerà Stefano Arcieri, il nuovo acquisto in casa bianconera, con cui ne approfitterò per scambiare due chiacchiere. È arrivato praticamente oggi, quindi primo giorno in terra senese. Si scaldano un po' gli animi tra le due panchine. Infatti cartellino giallo per Branko Dumnic. Un'atmosfera che forse è anche lo specchio di quello che fino adesso abbiamo visto in campo. I cartellini gialli quindi raggiungono anche le panchine. Intanto abbiamo visto il tiro di potenza, di forza di Božidar Nikočević del 7-4. Giocatore a terra, c'è un po' di tensione tra Felipe Gaeta e Kutura, quest'ultimo finito a terra, poi però si rialza. Intanto la rete del numero 29 Basic, 7-5, gioco molto veloce. Pasini per Marrocchi, casa trova Bargelli che trova a sua volta la rete, ancora un'altra rete per Raul Bargelli, 8-5, più 3 Siena. In campo l'ex senese Martin Amato con il numero 8 quest'anno al Brixen. Ed è proprio lui che trova subito la rete, entrato da pochissimo in campo contro il suo ex compagno di squadra Alessandro Leban alla meglio. 8-6.
15 minuti, metà del primo tempo è andato. Una partita che secondo me potrebbe dare grandi sorprese e sicuramente grandi emozioni. Ancora Martin Amato bloccato però da Pablo Marrocchi, finisce a terra. Molto sentita da entrambe le squadre, le formazioni di questa partita stanno rispondendo, insomma non se ne mandano a dire, colpo su colpo. Un botta risposta molto acceso che prima ha coinvolto anche le due panchine, mettiamola così. Si riparte. Colodiuk, Cutura, Amato. Ancora Colodiuk, Cutura, sempre Amato, Basic, l'incrocio e poi per poi accentrarsi e trovare ancora una volta la rete. 8-7, riparte velocemente Siena in velocità, appunto Nikocevic non perdona, niente da fare per San Paolo che si butta ma non ci arriva. 9-7, ancora vantaggio Siena. Colodiuk, Cutura, ancora Amato. Cutura, il passaggio sotto mano per Basic e la rete ancora del pivot bianco-verde. Dall'altra parte prova a rispondere Bargelli, viene fermato duramente da Martin Amato. Intanto un cambio tra le fila del Siena, entra Giovanni Pavani in porta al posto di Alessandro Leban. Nikocevic, Marrocchi per Nikocevic che si accentra, il passaggio indietro per Marrocchi, ancora Nikocevic, la rete, l'ennesima per il numero 19. A questo punto ho perso anche il conto. Per Bozidar Nikocevic, 10-8. Grande trascinatore della squadra in tutte le partite, non lo abbiamo mai visto sottotono. Ancora Brixen, Di Giulio, Amato fa una finta, poi il passaggio per Cutura in elevazione ma non tira, non riesce ad arrivare al tiro e quindi si riparte con calma. Basic, Colodiuk, Basic fermato dalla coppia di Nikocevic-Pasini, ma la palla la tira Colodiuk. 10-9, niente da fare invece nel passaggio tra Bargelli e Marrocchi, i due non si capiscono e quindi ne può approfittare Pivetta in contropiede trovando il pareggio. 18esimo minuto, 10-10, quindi recupera Brixen, un vantaggio che era diventato di più 3 per Siena, ma Brixen è rimasta lì e ha recuperato ora con il numero 14 Pivetta. 10-10, meno di 2 minuti, meno di 12 minuti scusate, al fine del primo tempo. In elevazione Felipe Gaeta con il suo braccio sinistro, non perdona quella spalla infortunata che però sta recuperando Capitan Gaeta. 11-10. È entrato Cristian Gugino, che quasi non riconoscevo con il capello biondo platino, e qui un buon inserimento di Colodiuk che però non riesce ad andare a rete, però trova uno spazio interessante. Dall'altra parte Nico Casa trova però la traversa.
Ancora 11-10. Marrocchi, casa Nikočević. Bargelli per Nikočević, ancora Marrocchi, Nikočević accelera, poi Marrocchi, ancora Nikočević che trova uno spazio ma non riesce ad andare a segno. Questa volta il numero 19 San Paolo riesce a intercettare e quindi dall'altra parte Kolodiuk prova a cercare Di Giulio ma Nico Casa dice no. Kutura, Kolodiuk, Kutura, Amato, Iballi, scusate no, Brugger al posto di Vasic, intanto è entrato Brugger appunto e qui la rete di forza, il tiro di Kutura, 11-11, niente da fare per Alessandro Leban. Prova a rispondere Siena, il passaggio che sarebbe stato anche un bellissimo passaggio di spalle tra Nikočević e Passini, però non va a buon fine. Intanto c'è il time out, quindi io do la linea alla regia. Ed eccoci rientrati qui alla palestra, 11-11 tra la Ego Siena e Brixen, 21 minuti e 18 secondi segna il tabellone. Una partita molto veloce, molto fisica, lo dimostra la carrellata di cartellini gialli, molti insomma per essere solo il primo tempo, che hanno colpito entrambe le squadre in egual misura. Anche Dumnić non è stato risparmiato per alcune polemiche troppo accese. Si riprende dalla Ego Siena in attacco. Marrocchi, Casa. Intanto uno scambio di posizioni tra Gaeta e Nikočević. Quest'ultimo come ala destra. Sicuramente una delle peculiarità quest'anno della squadra di Dumnić è sicuramente la versatilità. E qui Gaeta trova Bargelli che però colpisce il palo. E quindi palla al Briggs nel passaggio tra Mitteruzner e l'ala sinistra. Non esce bene, quindi ne può approfittare. Anzi no. Bodidar Nikočević che non ne approfitta perché trova il corpo di San Paolo ad opporsi tra lui e la porta. Kolodiuk, Amato, Kutura,
Brugger. Finiscono a terra sia Nikočević che Di Giulio e l'arbitro decide 2 minuti per Filippo Pasini. Evidentemente ha visto una spinta del numero 9. C'è necessità di asciugare il parquet. Possesso palla per Brixen. Tanto Brugger ha lasciato spazio a Basic, lo vediamo con il pallone in mano. Ora Amato, Kolodiuk, Kutura. Ancora la comunicazione tra i tre, prova a velocizzare Kutura per Kolodiuk e poi Amato che cerca l'ala ma non la trova. Era troppo lontano con il numero 75 Sazer. Di Giulio invece è lì, prova il pallonetto contro Giovanni Pavani ma non riesce nell'intento, non raggiunge l'obiettivo. Ancora 11-11, un po' di cambi, entra Umberto Bronzo, il suo rientro in campo dopo più di un mese di stop per il numero 11 del Siena, infortunato proprio qui alla palestra il 2 dicembre se non sbaglio contro l'Alperia Merano, giocando contro l'Alperia Merano. Nikočević, casa. Sicuramente si è sentita la mancanza del numero 11, ancora in contropiede Di Giulio, va questa volta a segno 11-12. Esulta l'ala destra di Brixen e cerca di caricare i compagni. 11-12 quindi Brixen torna in vantaggio con Di Giulio al 24esimo, quindi 3 minuti senza gol per entrambe le squadre. Finisce a terra Umberto Bronzo, un po' di marasma da quelle parti, c'era anche Gaeta che stava provando a cercare spazio. Si riparte da casa, fermato su di lui, abbiamo visto fin dall'inizio una difesa molto aggressiva, molto compatta quella di Brixen. E ancora casa per Gaeta, c'è Umberto Bronzo libero, Gaeta lo vede però niente da fare, scivola l'ala destra ma San Paolo è lì. Ancora 11-12, venticinquesimo minuto, in vantaggio Brixen per con più uno, 11-12. Siena era in vantaggio di 3 nella prima metà del primo tempo, ma Brixen ha aggredito più volte la porta dei padroni di casa. Ancora Brixen con Kutura, il passaggio per il numero 13 Brugger che trova ancora la rete. 11-13, più due Brixen. Siena un po' in confusione a questo punto. La partita però è ancora aperta, manca tutto il secondo tempo, circa 4 minuti del primo. L'importante è non perdere la concentrazione e rimanere in partita.
casa per Gaeta e poi casa ancora Nikočević, lo scambio, l'incrocio, si fa vedere Marrocchi che accelera il passaggio per Gaeta e poi lo scambio con Umberto Bronzo che trova il gol per lui a digiuno dal campo da più di un mese, 12-13. Ancora momenti concitati qui al palestra in fase di attacco. Entrambe le difese sono molto, molto compatte. Due minuti credo per Basic, se non ho visto male, o forse no, rientra Basic. Quindi può ripartire Brixen, Basic per Brugger, Kutura. Ancora Kutura, Brugger per Amato in elevazione, troppo alta sopra la traversa, 12-13 ancora qui al palestra con la rete di Umberto Bronzo. Siena riaggancia il vantaggio di Brixen, fermandosi almeno uno, passi fischiati a Felipe Gaeta, un'ingenuità del capitano e quindi il contropiede e poi il gol di Basic, ancora più due Brixen, 12-14. Ancora casa, Gaeta, casa, la difesa 5-1, Marrocchi per Gaeta, trova lo spazio Felipe Gaeta e si fa perdonare l'ingenuità di prima, 13-14. Ventotto minuti e 25 secondi, manca veramente pochissimo alla fine del primo tempo, 13-14, Brixen in vantaggio di 1. Siena ancora una volta ricuce, chiamato time out e quindi do nuovamente la linea alla regia. E siamo nuovamente in linea qui in diretta su Eleven Sport per questo recupero di decima giornata di campionato tra l'Ego Handball Siena e Brixen. L'Ego torna in campo dopo più di un mese di pausa, invece Brixen ha ricominciato a giocare con i vari recuperi che la squadra altoatesina si trova davanti, è forse quella con meno partite giocate, 11 su 14 della prima parte. Ne deve davanti a sé, c'è ancora le partite di Sassari e poi l'altra contro Cingoli rispettivamente il 23 e il 27 gennaio. Un minuto e mezzo circa di ancora di primo tempo. Possesso palla di Brixen. Di Giulio con per Colodiuk, poi Kutura e poi ancora Amato. Nessuna modifica alla formazione. Colodiuk, il passaggio poi per Amato che prova ad accentrarsi, il tiro e la rete di Martin Amato, secondo gol per lui qui al palestra, 13-15.
Ancora più due brick se ne mantiene, quindi il vantaggio. Siena prova a ricucire ogni volta, vediamo se riuscirà a farlo anche adesso, magari cercando anche di chiudere il primo tempo in pareggio. Ed ecco la rete di Božidar Nikočević, 14-15. Sarebbe importante per i padroni di casa chiudere in pareggio, comunque meno uno, quindi non fare andare al tiro ancora una volta Brixen, che può riportarsi sul più due. Amato, Kolodiuk, esce Marrocchi, ma lo fa in maniera troppo aggressiva, e quindi ancora Brixen, Amato per Kolodiuk, bloccato ancora una volta da una ottima difesa. Il fischio sul 14-15, però giusto, manca ancora il tempo per, insomma, c'è tempo per l'ultimo tiro. Tiro franco per Kolodiuk. Si butta sulla destra, ma c'è Filippo Passini. 14-15, la fine di un primo tempo molto fisico, molto combattuto, molto intenso fin dall'inizio. A dimostrazione ci sono i tantissimi cartellini gialli, non ho tenuto il conto, quindi mi dispiace, ma sono sicuramente tanti, che hanno coinvolto anche la panchina, perché anche Branko Dumnic si è beccato un cartellino giallo. Siena si è trovata a un certo punto sul 14° minuto in vantaggio di più 3 con la rete di Raul Bargelli, ma Brixen non ha assolutamente avuto l'intenzione di lasciare andare i padroni di casa, è rimasta lì ed è riuscita poi a riagganciarli sul 10-10 con Pivetta, e poi da quel momento in poi è stato un botta e risposta, e Brixen è riuscito anche ad andare in vantaggio. Il primo vantaggio è sull'11-12 con Di Giulio al 24esimo, e poi da lì fino al 14-15. Quindi Brixen ancora più uno, ma ancora tanto da vedere. Una partita appunto che si preannunciava molto entusiasmante, sentita da entrambe le formazioni, perché da una parte abbiamo una squadra, quella altoatesina, che sta cercando a tutti i costi di risalire le posizioni della classifica, sperando anche di riuscire a rientrare tra le 8 che a febbraio giocheranno la Coppa Italia. Dall'altra c'è Siena, che vuole a tutti i costi mantenere quella posizione, ovvero la terza, tra l'altro anche la possibilità di riagganciare la Raimond Sassari, anche se con qualche partita di vantaggio. Andiamo in pausa anche noi insieme alle due squadre, e ci rivediamo qui fra pochissimi minuti.
Vismederi, società di ricerca e servizi qualificati con sede a Siena, opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica, grazie allo sviluppo e all'ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci. Il gruppo Vismederi, garanzia di qualità per i propri clienti, offre servizi che spaziano dall'esecuzione di studi clinici, alla ricerca avanzata, dalla consulenza ed analisi su alimenti, superfici di lavoro, acque ed ambiente, alla stesura di piani HACCP e all'effettuazione di test per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 su qualsiasi tipo di superficie e struttura. Ben ritrovati, bentornati qui alla palestra. Nel frattempo mi ha raggiunto il mio ospite d'eccezione, che in realtà più che ospite a questo punto è più padrone di casa di me, ovvero il nuovo acquisto della Ego & Ball Siena, Stefano Arcieri. Buonasera Stefano. Buonasera Teresa, ciao a tutti. Allora, non so se non hai visto il primo tempo perché eri di là a fare le visite, immagino. Sì, diciamo che ho visto 10 minuti scarsi, ero in macchina col telefono, quindi ho potuto vedere un po' il primo tempo. E un po' di alti e bassi per il Siena in questo primo tempo, palle perse, soliti anche errori. Brixen ha fatto sì, un po' sì, di errori, appunto, alti e bassi per quanto riguarda un po' tutta la partita, quindi diciamo che nel secondo tempo la spunta chi fa meno errori, ecco.
come in tutte le partite, ma in questa partita particolarmente, perché anche andare sotto al primo tempo non è moralmente un po'... Certo. Ti abbatte, ma ovviamente una squadra come il Siena penso che abbia tutte le carte in regola per rimettersi. Assolutamente. Eri in Finlandia, quindi non so quanto tu abbia seguito il campionato italiano, però Siena in più occasioni nel secondo tempo è riuscita poi a ribaltare il risultato. Evidentemente Dumnic negli spogliatoi nella pausa, strigliate dell'allenatore, probabilmente gli tira talmente forte le orecchie che io ancora non lo conosco lui, quindi ancora non te lo so descrivere, però penso che sia perché l'ho sentito parlare negli anni e ha sempre comunque dato grossi risultati, soprattutto con i giovani, e questa squadra è giovane fondamentalmente, quindi penso che abbia dato la giusta strigliata per rimettere esatto. un po' tutto in sesto, ecco così. Sei giovane anche tu, classe 1998 se non sbaglio. Esatto. Ho fatto i compiti, ho studiato. Sì, sì. Ecco, quindi come vedi, cosa ti aspetti da questo ritorno in patria dopo la tua esperienza in Finlandia? Ma sicuramente l'esperienza in Finlandia non è stata un'esperienza troppo positiva dal punto di vista sportivo, però da quello umano invece un po' di più, perché comunque ho saputo migliorare molti aspetti di me stesso, nel parlare anche l'inglese, nel lavoro, certo. negli allenamenti, perché comunque il confronto era sempre alto negli allenamenti, quindi avevi dei portieri forti, potevi imparare a fare nuovi tiri, avere un altro tipo di concentrazione, guardare chi stava davanti a te e poter imparare qualcosa. È un altro tipo di vita, la Finlandia è un altro tipo di stati. Beh, immagino. Quindi insomma è stata un'esperienza... Un altro tipo di meteo, di temperature. Esatto, quindi insomma era una grossa sfida che comunque penso non sia andata a finire male, perché comunque io ho sempre dato il massimo, e quando tu dai il massimo nelle cose, anche se si fallisce, penso che... Non hai rimpianti. Non ho rimpianti di nulla, perché comunque chiunque al primo posto penso sarebbe andato, chiunque ha dei sogni nel cassetto, insomma, ma giocare in Europa. Penso che i sogni si possono sempre inseguire. Non sarà l'unica mia occasione. Adesso torno in Italia, sono contento. Intanto comunque la partita è cominciata, io ti sto rubando del tempo nella telecronaca. No, assolutamente è un piacere, credo anche per chi ci sta ascoltando. No. Io sì, la partita è ricominciata dalle 14 a 15 del primo tempo, palla in possesso per Brixen, qui il tiro di Cutura, niente da fare, in porta del Siena sempre Giovanni Pavani. Io ti chiedo di aiutarmi in questa telecronaca e soprattutto negli interventi tecnici. Ecco, qui... questo è un ottimo tiro di Filippo Fasini, primo palo, spiazzato Valerio San Paolo. Insomma, parte bene il Siena. Ecco, ma ti faccio subito questa domanda che sicuramente mi odierai per quella che ti sto per fare, però Filippo Fasini gioca nel tuo ruolo, immagino che tu comunque lo conosca come giocatore, un giocatore molto sì, giovane. Lui l'ho conosciuto in nazionale, eravamo insieme nel gruppo quando ha dovuto sostituire, mi ricordo, forse 3 anni fa, in un torneo in Macedonia che ho fatto con la nazionale. E sì, lui è un ragazzo sicuramente di dubbie qualità, nel senso ha... Sì, intanto qui vediamo sì, l'azione di Martin Amato. Sì, io sono concentrato a guardare la partita. Fai comunque, benissimo, sì, esatto. Lui è un ragazzo che ha qualità, ha tecnica di tiro, è un ragazzo che deve fare velocità, esperienza. Beh, certo. Velocità. Insomma, piccolo. è un'ala classica che è anche furba, diciamo così, quindi ha sicuramente nel mio ruolo io vengo qua fondamentalmente per aiutare la squadra a raggiungere i risultati. Ecco, intanto abbiamo visto quello che abbiamo detto prima, sì, ovvero sì. Il ribaltone, se così si può dire, perché sì. Ancora sul 16 a 15 di Nikočević, parziali di 2-0 per Siena, evidentemente come preannunciato vuol dire che Dumnic li ha scossi per bene i suoi ragazzi. Nikočević, che tra l'altro raramente sbaglia, perché è veramente diciamo un animale da palcoscenico. Cecchino, poi lui è anche jolly, nel senso io me lo ricordo a Pressano l'anno scorso, ma anche lui ha giocato anche nella mia città natale, a Teramo. È un terzino che ha un sacco di esperienza, fa del fisico, della forza fisica, insomma il suo cavallo di battaglia, forza. Certo, e qui però qui da Gioli lo usa, Branco usa da Gioli, perché lui può giocare ovunque, sì. Solo in porta non l'abbiamo visto giocare fino ad oggi. Sì, sì, poi ecco la cattiveria agonistica giusta. Ce l'ha. Intanto Brixen ha centrato il pareggio con Cutura, poi ci sono stati attimi di tensione, che tra l'altro anche nel primo tempo ci sono stati momenti un po' concitati tra le due squadre. Evidentemente questa partita la sentono entrambe molto. Sì,
Speriamo che non si scaldino troppo gli animi, ma penso che entrambe le squadre vogliono ottenere un risultato pulito oggi, quindi... Anche perché Brixen comunque si sta giocando anche la possibilità di andare in Coppa Italia. Qui l'errore, anzi la parata di San Paolo sul tiro di Nico Casa. Ancora 16-16. Può ripartire Brixen. Rientra Basic e quindi si riparte da Kolodiuk. Amato, Kutura, si fa vedere Basic, ancora Kutura in elevazione, la rete sì, per il numero 41. Lui è, posso dire la mia, è un tiratore esperto, nonostante l'età, è un tiratore esperto. Forse Nico si è fatto male alla spalla. Sì, abbiamo visto un gesto un po' strano, un tiro un po'... Sì, sotto contatto. Comunque lui è un tiratore esperto, deve sicuramente prendere provvedimenti la difesa quando lui attacca, perché sa... Stai parlando di Kutura, sì, quindi Kutura, trova troppo sì. spazio. Kutura? Sì, quindi Kutura, ho detto Kutura, sbagliato. No. Non siamo, diciamo, esperti nella lingua, quindi chiamiamolo come, insomma... Anche perché, insomma, mi scuseranno i tifosi di Brixen, ma alcuni nomi, sì, diciamo, sono un po' difficili da pronunciare. Quindi chiedo venia. Intanto qui il cambio tra Basic e Brugger... Sì, lui è un tiratore esperto, è uno che sa gestire tutte le situazioni, quindi abbiamo visto anche l'anno scorso che fa tutte le responsabilità del tiro, probabilmente se le prende lui in questa squadra, nonché appunto anche allenatore, quindi è giocatore di punta. Bisogna prendere provvedimenti, probabilmente uscire un po' di più, ma penso che troveranno la soluzione, insomma, nel corso del secondo tempo. Assolutamente sì. Intanto Nico si tocca la spalla destra. Speriamo nulla di grave per il numero 10, perché insomma di infortuni Siena ne ha già avuti abbastanza durante questa prima parte di campionato. Quindi speriamo bene. Nel frattempo Nico si siede in panchina, raggiunto dal medico di squadra. Sì, probabilmente un intervento... Ha fatto un brutto, diciamo... Sì, probabilmente un tiro un po' troppo forzato lo ha portato a un intervento alla difesa scomposto. Esatto. Speriamo nulla di grave, insomma. Speriamo. Intanto riparte Siena con Gaeta e il tiro nell'elevazione del capitano Gaeta e poi la rete di Pablo Marrocchi, che si trovava lì. Eh sì. Sul rimpallo di San Paolo. Inaspettato, 17-17. Ritrova il pareggio Siena. Sì, una rete un po' fortunata, ma ovviamente lì... Serve anche quello. Sì, serve anche quello. Lì ti butti e o fai invasione o la colpisci e ti va bene. Questa volta è andata bene, per fortuna. Amato. Kutura. Ancora Amato, il dialogo fra i due. Poi Kolodiuk sulla destra si fa vedere intanto con il numero 75, Sazer. Grande parata di Pavani. Bravo Giovanni Pavani. Intanto il tiro lungo per Filippo Pasini e trova la rete dall'ala sinistra. Super in contropiede. Goal. Super gol. Grande gol. Tra l'altro Pippo gli piacciono questi gol. Si vede, sì, perché sì. Li cerca spesso. Poi tra l'altro anche la posizione. Il portiere l'ha trovato e l'ha messa dentro. Bravo Pippo. Quindi torna in vantaggio il Siena, 5 minuti del secondo tempo con Filippo Passini in contropiede, 18-17 qui al Palestra. Nico Casa ancora in panchina. Brixen in fase di attacco con Kutura nell'angolo. Questo è un gol un po' difficile da prendere. Contro qui, insomma, sì, infatti non si può fare assolutamente nulla. 18-18, un botta a risposta... Continuo. Questo un po' dubbia la fischiata dell'arbitro, ma insomma sfondo. Sfondo fischiato a Nikocevic, poi il tiro di Amato che però trova le mani di Giovanni Pavani, quindi si ritorna dall'altra parte con Nikocevic bloccato da Kolodiuk. Vorresti giocare, ti vedo sì, il fermento, sì, sì. Vorresti essere lì. È normale. È vero. Ti vedremo in campo, immagino, il 30, quindi la prima partita di campionato. Sì,
probabilmente, spero, di tornare in forma, di star bene, di trovare le mie chance in campo. E intanto ritorna in vantaggio la Ego, sempre con Božidar Nikočević. Ormai ho perso il conto dei gol del numero 19 maglia bianconera, ma sicuramente posso dire che è il primo marcatore della partita per quanto riguarda la Ego. Dall'altra parte ci sarà sicuramente Kutura o Ciutura. Quando non c'è soluzione, un giocatore deve prendersi le responsabilità di tirare. E devo dire che Božidar è quasi sempre, sì, è quasi sempre lui a farlo. Kutura per bravo. Ancora Siena è riuscita a intercettare la palla. Guggino col numero 23, prima rete del biondo, la versione bionda di Cristian Guggino. Versione Super Saiyan, direi. 20 insomma. A 18. Ecco, lui è uno dei giovanissimi, sì, che è riuscito a trovare comunque uno spazio ad alto livello in Serie A. Sì, 17 dimostra... anni. 2003, classe 2003, veramente veramente piccolo. Il fisico non si direbbe, però esatto, sì, anche da come gioca non si direbbe, perché sì, non sembra, diciamo, sì, questo, intimorito questo dal palco, dal palcoscenico. Secondo me è un mix perfetto per far crescere i ragazzi dai 17 anni, ma anche insomma ragazzi che hanno del talento. Non ci hai pensato quindi più di una volta, e qui intanto la rete del 20 a 19. Non ci hai pensato, dicevamo, più volte nel dire di sì, oppure... Ma sì, sapevo del progetto di Siena, parlavo col presidente, insomma, hanno delle belle aspettative, insomma, anche vista del campionato futuro, e poi parlo spesso con i ragazzi, perché molti di loro li conosco e so che si trovano bene qua, e quindi spero, insomma, di trovarmi bene anch'io e di poter trovare più spazio possibile in campo, perché comunque a me la cosa che conta in questo momento è tornare a giocare, quindi di dare il giusto contributo e avere minutaggio importante. Certo, noi siamo molto curiosi in realtà di vedere come riuscirai a inserirti, anche perché non è facile, per quanto tu li conosca quasi tutti. Perché è una squadra già strutturata, insomma, loro lavorano già insieme da tanto tempo, io sono nuovo, quindi... Insomma, non per dire che sono l'ultima ruota del carro, però è importante sapersi inserire bene anche a livello di team building, insomma, di certo, certo, spirito di squadra. E nel frattempo abbiamo visto Capitan Gaeta andare al tiro, San Paolo è rimasto ancora lì per terra, diciamo, dal tiro inaspettato di Felipe Gaeta sul 21-19. Ti vedo gesticolare. No, forse una fischiata un po'... che non ci stava. Forse una spinta da parte di Guggino che non ho visto. Che non hai visto. Ma okay, sicuramente, perché Basic ha perso l'equilibrio. L'arbitro l'ha vista, Basic, sì, effettivamente sì, è finito a terra, quindi... La first reaction del giocatore, sai, quando si sente, insomma, che... Certo, tutto si deve sente... andare nella fortuna della tua squadra. Beh, insomma, certo, certo. Uno ci prova, poi se sì, va sì, bene, meglio ancora. Insomma. Commento imparziale. Brugger esce bronzo, esce anche Nikočević. Intanto Brixen in fase di attacco, ma grande parata di Giovanni Pavani con la gamba destra. Niente da fare per Siena, che prova il contropiede con Nikočević, ma il pallone è troppo lungo e quindi può ripartire Brixen con Mitteruzner. Sì, qui è sprecata l'occasione del più 3. Ovviamente ci sta, quando corri è normale che ci sono delle palle perse, quindi certo, è giusto continuare così. Meglio correre che star fermi, insomma, per allentare il ritmo. Assolutamente. Brugger bloccato, non passa tra Nikočević e Marrocchi. Ancora Kutura in elevazione, niente da fare per il numero 41, questa volta non trova il tiro, quindi ancora Siena. Il passaggio lungo dall'altra parte del campo per Umberto Bronzo, che viene palesemente spinto. Sì, questa si poteva un po' evitare, esatto, questa spinta, però insomma cattiveria agonistica. Gaeta
fa vedere Bargelli e il ritorno in campo di Nico Casa, che quindi sta bene. Gaeta, Casa, intanto si fa vedere anche Bargelli, sempre Gaeta, si accentra il passaggio però sbagliato per Felipe Gaeta. Tabellone fermo a 21-19 per Siena, intanto un passaggio sbagliato intercettato da Sazer, che può andare dritto in porta, ma c'è Giovanni Pavani. San Giovanni da Siena. Ancora 21-19, Casa per Gaeta e poi Umberto Bronzo dalla destra, ma questa volta c'è invece anche San Valerio, dobbiamo dirlo, no, per ad onor del vero. Errore al tiro, ma così dobbiamo giocare, semplice, perché loro giocano molto sugli anticipi, quindi dobbiamo continuare così. Prima o poi il gol si trova, i giocatori devono prendere fiducia, soprattutto perché Umberto penso sia ancora in fase di recupero. Di ripresa, certo. Sì, ma lui è un ottimo giocatore dall'ala, penso che insomma si riprenderà anche lui, giovane ma di grande comunque di una certa esperienza. Sì, forse qui ci stava anche il vantaggio per questo gol, probabilmente l'arbitro ha fischiato nello stesso momento in cui ha segnato. Esatto. Cutura ancora per Basic, ancora la rete per lui, per il pivot brissinese, 21-20. In elevazione Nico Casa, bloccato però da Basic, che esulta in maniera molto colorita. Sì, qui il Siena ha sprecato due o tre occasioni secondo me che potevano un po' mettere, diciamo, al sicuro la partita, l'andamento della partita. Forse Casa ha voglia, diciamo, di andare a gol, quindi a volte fa anche un po' dei tiri un po' affrettati. Sì, il giocatore ha bisogno sempre di sbloccarsi, insomma, da che sia l'ala, che può essere il pivot, il terzino, insomma, di sciogliere il ghiaccio. Fino a quel momento anche la testa è un po' chiusa quando stai, certo, lì a giocare, pensi dove tirare, cosa fare. In questi casi bisogna solo mantenere un po' la calma e la concentrazione. Sì. Allora, Bargelli, Siena ancora in fase d'attacco, 21-20, 12 minuti e 37 secondi qui al palestra, Gaeta a terra, il passaggio riesce per Umberto Bronzo che si accentra, l'arbitro fischia, quindi si riparte, sì, da Bargelli, Nikocevic, sì, molto maschia la difesa, marcato, sì, ancora più maschia del primo tempo, sì, se insomma, se possibile. Ogni pallone è importante e la difesa maschia porta sempre all'errore. Super gol. Sì, smarca Pablo Marrocchi, super gol del numero 25, 22-20, ancora più 2 Siena. Sì. Giusta fischiata qui. Ancora lui. Questa volta però c'è, trova il palo per tirare, ma ovviamente Cutra per Kolodiuk e poi un errore di comunicazione e ancora un altro sbaglio. Mitteruzner. Tanto colgo l'occasione per salutare il mio compagno che è ancora in quarantena, Riccardo Stabellini, che salutiamo. Allora sì, Riccardo, che, insomma, siamo stati un po' sfortunati della nazionale a prendere questo virus. Purtroppo quest'anno è un po', diciamo, sì, è un anno un po' strano. Un anno strano. Ovviamente non parlo per lì la Finlandia perché non abbiamo avuto tanti casi, quindi il campionato continuava regolarmente. È andato liscio, sì, tranquillamente. In Italia invece molti stop, le squadre, anche loro in Europa hanno avuto la squadra contata, ho visto la partita, con la stessa squadra tra l'altro che ha battuto anche noi nei Cox, il Goregno. Il Goregno. Però insomma,
Speriamo che adesso vada tutto liscio fino alla fine. Quantomeno per farci, diciamo, sì, gustare la fine, continuità. La continuità, sì, sì, esatto, anche arrivare alla fine del campionato, la Coppa Italia, insomma, i momenti da gustare ci sono tanti. Intanto Brixen ha recuperato, ha riagganciato 22-21. Qui l'arbitro ha fischiato ai danni del Siena, quindi il possesso palla torna in mano al Brixen per Kolodiuk. Mitteruzner, il passaggio per Pivetta e il gol del numero 14 che ritorna a segnare. Sì, questo è un gran gol. 22-22. Spazio stretto sopra la testa, il portiere chiude gli occhi e più svelto a muovere il polso. Sì, quando sprechi tante occasioni poi purtroppo ne subisci. Sì, ovviamente. È rientrato Casa e quindi Nikočević, Gaeta. Fallo su Capitan Gaeta. Nessun provvedimento da parte dell'arbitro. Capitan Gaeta. Perché fino all'anno scorso era il mio compagno di squadra. Nel Bolzano, certo. Sì. Tra l'altro in questo palazzetto voi avete vinto l'ennesima Coppa Italia, insomma, quindi ha provato proprio lui il tiro, ma niente da fare, San Paolo si è messo in mezzo tra lui e la porta, quindi ancora 22-22, pareggio, sì, continuo. C'è da soffrire fino all'ultimo, esatto. Dicevo, questo palazzetto vi ricorda, diciamo, momenti di gioia, perché la Coppa Italia tra l'altro è stato uno dei momenti, degli ultimi momenti, sì, prima del lockdown di marzo, sì, e di tutto quello Coppa che Italia è successo che dopo. Mi ha stupito, perché è una città come Siena che comunque non ha una grossa, come dire, cultura della pallamano. E qui ancora San Giovanni da Siena, sì, scusami, sì, scusa, ti interrompo, no, infatti, su Basic. Stavo un attimo perdendo per l'azione, ben costruita del Brixen, ma Giovanni Pavani dice ancora no a Basic, quindi 22-22. No, ti dicevo, soprattutto la finale è stato un bellissimo evento, tante persone, tanti tifosi, e, insomma, il giocatore ha anche bisogno di questo, soprattutto in questo periodo dove quasi tutti i campionati giocano senza spettatore, meglio, qui in Italia manca questo. Qui giusta la fischiata dell'arbitro che sul vantaggio ha, infatti, giocare senza pubblico, insomma, ha sicuramente il suo, sì, sì, è strano, sua perché tristezza. Magari riesci a controllare la pressione perché magari con il pubblico è diverso, però paradossalmente se un giocatore riesce a sbloccarsi poi ha la carica, quindi è tutto un discorso anche un po' di testa, di grinta, perché tante volte io penso che qui il pubblico possa essere sicuramente, cioè, un uomo in più che, certo, dà spinta. Intanto Bronzo ha trovato la rete del vantaggio, ma la risposta è immediata di Kolodiuk. Ancora 23-23. Le squadre tengono costante, diciamo, la loro prestazione. Non abbiamo visto cali da nessuna parte, o no, comunque no. Sempre in maniera molto equilibrata. Botte e risposte da entrambe le parti. Anche le soluzioni anche un po' fortunate, però l'importante è far gol. L'importante è il metterla dentro. Esatto. Anche perché quello che conta è il punteggio finale, quel tabellone lì che in questo momento segna 23-23. Time out, quindi noi diamo la linea alla regia. Allora, 18esimo minuto, 25 secondi, 23-23. C'è ancora da soffrire. Partita assolutamente aperta, può succedere di tutto. Sì, perché comunque stiamo, secondo me, stiamo ripiegando bene.
però le loro soluzioni vanno dentro, quindi bisogna prendere delle, sicuramente delle, bisogna fare qualcosa per determinati giocatori, quali secondo me il Mancino, che sta comunque continuando a tirare e prendere confidenza nel tiro, anche lo stesso Ciutola, che comunque sta gestendo, e noi arriviamo sempre sul dover anticipare, magari lasciare un giocatore da solo, quindi e in attacco ci vuole un po' più di pazienza, secondo me. Bisogna costruire. Quindi gestirla meglio, sì. Evitare tiri forzati, sì. Affrettati. Soprattutto quando in seconda fase la squadra è in corsa, se non c'è proprio la soluzione in questo momento, secondo me bisogna rimanere in terza e quarta fase a organizzare. E si riparte, vediamo se Siena ascolterà i consigli del nuovo arrivato Arcieri, pur non sentendoli, però magari sono gli stessi che ha dato anche Dumnic. Ah, sicuramente. Nikocevic, Marrocchi per Casa che si accentra, bravo, in elevazione, trova la rete, Nico Casa. Quando lui è devastante fisicamente, quindi quando lui gioca in maniera semplice, il lavoro del terzino non è solo quello di sfondare o trovare, prendersi per forza il tiro, ma anche creare la situazione. I terzini servono a quello, sono dei giocatori che devono portare a sé due uomini, quindi scaricare il pallone, sfruttare i blocchi, quindi in questo caso lui ha sfruttato benissimo il movimento del pivot e è andato dentro. Ma anche se lui per esempio facesse un tiro in meno e passerebbe il pallone per una giusta scalata, probabilmente sarebbe ancora più devastante. Brixen in attacco con Cutura e poi il bellissimo passaggio intercettato, non sono sicura che magari fosse per lui ma magari era per Di Giulio dall'altra parte. Sta di fatto che Kolodiuk prende il pallone e va a rete, dall'altra parte Gugino, sì. Freddo, giovane e freddo, grande. Una freddezza, esatto, una razionalità che stupisce da un ragazzo della sua età. Sì. 25-24, più uno, Siena deve mantenere il vantaggio. Lui nasce da terzino fondamentalmente, anche lui impiegato come pivot. Anche lui in realtà è impiegato un po', sì, un po' ovunque. L'ho detto prima, una delle caratteristiche principali di questa squadra, che tra l'altro aiuta anche, diciamo, il roster corto. Qui il gol, ancora 25-25, ancora a pareggio. Dicevo che aiuta un po' il roster corto e la versatilità, la possibilità di far girare i giocatori. E qui tanta fortuna, ma tanta caparbietà, secondo me, da parte di Božidar Nikocevic. 26-25, lui che ci leva dall'imbarazzo. E sì, qui forse è un colpo non voluto da parte di Casa e Marrocchi, che hanno chiuso benissimo il pivot. E quando due come Marrocchi e Casa si mettono in testa di chiudere, diciamo, non è facile passare, si rischia ovviamente di fare fallo, anche certo, perché la stazza, la prestanza fisica di entrambi è importante. Qui Ciutura invece riesce a comunicare con Basic, che aveva già praticamente trovato il pertugio. 26-26. Sì, qui forse è un passo di troppo, ma probabilmente l'arbitro poteva anche dare il vantaggio, dato che era sotto fallo. Sarebbe stato anche un bel gol da parte, sì, di Marrocchi. Invece l'arbitro fischia prima, quindi niente da fare. 26-26, 21esimo minuto. Siena riparte con calma, con Nikocevic, che il passaggio un po' impreciso su Bargelli e poi anche il tiro altrettanto sbilanciato. Non riesce a trovare la rete Raul Bargelli. Giustamente Valerio San Paolo si lamenta con i compagni in difesa perché troppi palloni al pivot. Quando il pivot riesce, insomma, ad entrare, vuol dire che sì, una falla. È sempre anche il discorso di prima, quando il terzino fa un buon lavoro non è troppo difficile servire il pivot, insomma. Perché il terzino, diciamo, attira a sé, sì, i giocatori, e quindi fa in modo che la difesa si apra, giusto? Sì, se il terzino tira, tira bene, ma anche attacca bene lo spazio in diagonale, che sia esterno, sinistro, destro,
perché in questo caso il pivot fa un ottimo lavoro, a differenza di quello che stavo dicendo, perché qui è proprio il pivot. Sei in posto di forza, certo, però... Però solitamente la palla al pivot si dà quando si attacca bene in un altro spazio, insomma, quindi il blocco su un'altra persona riesce, quindi non devi per forza utilizzare troppa forza per andare al tiro. E qui il tiro in elevazione di Pablo Marrocchi, niente da fare perché Valerio Sampaolo para un tiro di forza del numero 25, ancora Brixen, Mitteruzner era entrato nell'area della porta. Eh sì, qui il movimento è stato semplice. Ma... Efficace, esatto. Si guadagna infatti un tiro dai 7 metri che andrà a battere Cutura o Ciutura, però a questo punto ho detto sempre Cutura, quindi continuo su questa strada. È un cambio tra i pali per questo tiro dai 7 metri. Esce Giovanni Pavani, entra col numero 1 Alessandro Leban. Vediamo chi dei due avrà la meglio, la finta di Cutura e poi la rete. 26-27, ancora in vantaggio Brixen. 23 minuti. Tanto cambia di nuovo difesa il Bressanone. 5-1. Si sposta su Marrocchi. Casa prova ad intromettersi nella difesa, si tocca ancora la spalla, evidentemente deve avere ancora un po' di fastidio per il gesto, diciamo, di prima. Lo scarico su Gaeta che si accentra lo scambio poi con Marrocchi, ancora Casa, Marrocchi, ancora Gaeta, si fa vedere Passini, anche nel frattempo Umberto Bronzo che finisce a terra scontrandosi con la difesa. Il passaggio, Gaeta chiedeva la palla ma non gli è arrivata, comunque è stata intercettata prima da Brixen. Sì, qui un'azione un po' forzata, ovviamente un po' confusa, si difende bene, quindi probabilmente le idee sono un po' confuse, esatto. Time out, linea alla regia. Allora Stefano, mancano 6 minuti, sì. Anzi di meno, 5 minuti e mezzo, 26-27, Brixen in vantaggio. Cosa deve fare secondo te Siena per sbloccare la situazione e quindi prendere in mano la gestione della partita? Ma cosa deve fare sinceramente, in questo momento lo sa meglio l'allenatore, nel senso adesso avrà sicuramente dato giusta tattica in attacco, perché non stiamo spingendo più come prima, non ci sono contropiedi, quindi c'è un po' di stanchezza forse. Sì, più che altro secondo me c'è anche un po' di preoccupazione per il possesso del pallone stesso, quindi tutte e due le squadre non vogliono perdere il pallone perché sanno che ogni gol è importante, soprattutto in questo momento della partita. Vediamo insomma adesso in attacco cosa propone la regia, insomma, e speriamo che riusciamo a segnare, ecco. Intanto in attacco c'è il Brixen che vediamo se riuscirà. In superiorità numerica. Esatto, Umberto Bronzo è fuori. Qui dall'ala sinistra Pivetta non riesce. Sfortunato, ma ancora una volta un ottimo tiro che spiazza comunque Pavani. Sul secondo palo aveva tentato. Probabilmente ci stava anche un rigore, se devo dirla tutta, perché comunque è stato toccato al momento del tiro, ma l'arbitro non ravvisa, quindi può ripartire quindi Siena.
ritorna tra l'altro Nikočević, quindi anche Bronzo, Gaeta, Nikočević, proprio Umberto Bronzo che tenta di metterla sotto le gambe del portiere ma non ce la fa, non prende bene le misure. 26-27 ancora Siena spreca l'occasione del pareggio. Peccato, aveva più spazio rispetto alla conclusione precedente, però non riesce a spiazzare Valerio, che comunque con di esperienza va a chiudere il tiro sicurezza che un'ala gli ha bloccato fa. Proprio la visuale, sì. E quindi ancora Brixen dall'altra parte, una buona difesa adesso, ecco, errore del Brixen, però l'arbitro dice che sono ripartiti troppo sì. velocemente. Doveva consegnare il pallone a terra, era avvisato un fallo di 2 minuti che ha impedito seguirsi del contropiede, quindi esatto, giusta decisione, ha smorzato un po'. Adesso il Siena che gioca in superiorità numerica, vediamo se l'Ego riuscirà ad approfittarne. Sei a 27 qui alla palestra, mancano meno di 4 minuti. Gaeta per Bronzo, ancora la stessa cosa di prima, questa volta però San Paolo salta forse con un tempo sbagliato, perché permette salta, ma aveva indirizzato comunque la direzione, certo, aveva tiro, capito, però Umberto ha saputo cambiare alla fine schiacciandola sotto le gambe. Questo insomma è stata la giusta decisione questa volta, però Umberto. 27-27, una rete sicuramente importante quella di Bronzo, perché dà la possibilità ora ai suoi compagni di squadra di trovare il vantaggio della sicurezza, a meno che non lo trovi prima Brixen. Qui però c'è un altro errore che torna appunto ai danni di Brixen, quindi può ripartire Siena. Casa ha fermato, bisogna ragionare. Bisogna sì agire di intelligenza più che di altro, perché mancano meno di 3 minuti. 27-27, palla in mano a Gaeta, che ha sì, un passaggio si stava rischiando di stava rischiando di perdere una palla importante, ma non è così per fortuna, quindi può ripartire Gaeta. Marrocchi ancora, Bronzo ancora dall'ala destra, il pallonetto sulla testa di Valerio San Paolo spiazza ancora una volta. 28-27, ancora lui, Umberto Bronzo. Si vede anche il carattere del giocatore, secondo me dopo 2 errori è anche difficile mettere la palla dentro, quindi bravo ancora Umberto, che poi anche bravo Felipe, che comunque ha continuato a dare fiducia nonostante gli errori, nonostante gli errori di prima. È importante per un terzino che soprattutto in superiorità numerica ha bisogno di avere le ali in forma, tra virgolette. E Bronzo ha dimostrato di esserlo nonostante l'infortunio, sì, il più di un mese di stop. Niente da fare invece per il morale di Brixen, che non si abbassa, non demorde. Con il numero 95 Goleoduk trova un altro gol che riporta in vantaggio la sua squadra. 28-28. E adesso ogni pallone scotta. 1 minuto e mezzo di partita ancora qui al palestra. Ancora Gaeta per Marrocchi. Su di lui però la difesa di Koljoduk. Marrocchi si accentra lo scarico per Nikočević, poi Gaeta su Pasini che tenta il tiro e trova la rete. Filippo Pasini non si fa trovare impreparato. Sì. Intanto uno scontro. Sì, intanto c'è uno scontro. Bravo con Pippo che ha spiazzato completamente San Paolo. Pablo rimane a terra, i balli si becca 2 minuti per il fallo su Pablo Marrocchi, quindi Siena l'ultima azione la fa in superiorità numerica. Aumenta la possibilità di portare a casa la vittoria, ma non per questo bisogna abbassare la concentrazione, non deve essere una scusa adesso che il Bressanone no, anche perché giocherà. La palla ce l'ha il Bressanone in sì, mano, ma quindi il Bressanone giocherà con
senza il portiere, quindi non devono con extra player conquistare questo pallone in difesa, assolutamente. Ed ecco qui Brixen con Cutura, Amato, Interuzner, time out chiamato sì. Da Neuner, quindi do l'ultima, per l'ultima volta la linea alla regia. Si parlava delle temperature basse, sicuramente non è la Finlandia, però Siena è una città fredda, quindi dovrai abituarti, sì, a questo freddo umido che entra proprio nelle ossa. Allora, mancano veramente pochissimi secondi. Sì, adesso sicuramente il time out diciamo un motivo di organizzazione dell'ultima azione, che probabilmente dovrà diciamo organizzare anche quello che rientra in porta, perché se il Brixen dovesse sbagliare o comunque dovesse segnare, c'è la possibilità del Siena molto facile di andare. Quindi c'è tempo per due azioni. Sì. E gustiamocele tutte queste ultime azioni, questi ultimi secondi che arrivano alla fine di una partita molto bella da vedere, ammettiamolo. Mitteruzner con poi il Ciutura che fa la finta e poi si accentra lo scambio con Kolodiuk, l'errore di comunicazione ed era quello proprio che il Siena cercava, però l'arbitro fischia, cioè, probabilmente è una spinta che non ha permesso di non passare bene il pallone. Intanto qui l'anticipo di Bronzo e di Felipe che riescono a fermare ancora l'azione, c'è una difesa molto compatta. Secondi. La palla è fuori. Il tiro, l'ultimo tiro non va a segno e quindi Siena può festeggiare perché vince questo recupero di decima giornata di campionato per 29-28, rimanendo lì alle spalle, anzi scavalcando la Raimon Sassari, anche se con due partite di vantaggio, quindi è una posizione diciamo un po' falsa e bugiarda, una classifica bugiarda, però è sicuramente un ottimo risultato dopo più di un mese di stop. Complimenti anche a Brixen perché hanno fatto una partita insomma fenomenale, fantastica. Davanti a loro hanno altre due partite importanti, tra cui una proprio contro Sassari, l'altra contro Cingoli. Noi ovviamente ci auguriamo di ritrovarli in Coppa Italia, però ancora tutto da definire. Io ti ringrazio Stefano, insomma spero di vederti presto in campo perché sono curiosa di vedere come riuscirai ad integrarti. Certo. Io ti do ufficialmente il benvenuto a Siena. grazie per questa prima esperienza da telecronista, insomma anche l'ultima, perché insomma non è quello perché il mio speri ruolo. Di giocare. Esatto. È giusto così. Grazie ancora Stefano, grazie a voi per averci seguito. Io vi ricordo insomma l'appuntamento è per il 30 gennaio, la prossima partita, la prima partita di campionato, il girone di ritorno contro Fasano. Grazie mille, buona serata.
Prova, mi senti? Però non la vedo rammaricata, cioè nel senso rammaricato, era una partita bella, combattuta, l'abbiamo persa noi a 2 minuti alla fine, con quei passi davanti e 2 minuti in giocatore, perso. Ogni dettaglio, ogni piccolo dettaglio fa differenza. Fa differenza, alla fine così ufficialmente. Troppo alto, dicono che è troppo alto. Grazie, vado alla doccia. No, davvero? Sì, è fuori. Vabbè, dai. Si vede tutto lassù in cima e così. Abbia pazienza, ma mi passo sopra, con l'inquadratura mi passo sopra la doccia. Già che sono vecchio, così quando dico la forza, no, proprio questo neanche più in piedi stanno. Che figuraccia. Sandari. E te mi dà da lassù. Allora, 29-28 e il risultato parla da solo perché rispecchia, diciamo, una partita molto combattuta fin dall'inizio, con ritmi alti fin da subito, molto bella da vedere, nella quale fa la differenza, insomma, come dicevamo prima, i dettagli. Sì, è una partita bellissima di due squadre allo stesso livello e tutte e due hanno giocato bene, anche con un buon arbitraggio, e alla fine piccoli dettagli decidono. Noi 2 minuti dalla fine purtroppo abbiamo fatto un sbaglio di troppo e poi abbiamo preso pure 2 minuti e questo piccolo dettaglio alla fine ha premiato Siena. Voi avete altre 2 partite da giocare dell'andata, vero? Sì, noi... Quindi siete ancora comunque in corsa per l'ottavo, almeno l'ottavo posto, insomma. Sì, abbiamo sabato recupero contro il Sassari e mercoledì prossimo contro Cingoli. Sassari sicuramente sarà come stasera a fila chi poi alla fine se la sponde con Cingoli, speriamo che sia un po' più facile, però partite facili ce ne sono poche. Però il campionato è molto equilibrato, vero? È molto equilibrato, forse anche un po' per via del Covid, perché manca un po' il ritmo, poi noi abbiamo cambiato un paio di giocatori durante, poi l'altro aveva il Covid, non ci alleniamo, però è per tutti uguali, non è che solo, non possiamo piangere, è per tutti uguali. No? Siena come l'ha vista? Siena l'ho vista, adesso ho detto, credevo che fosse un po' più forte. Più forte venendo qua abbiamo già pensato che diventa molto molto difficile. Non pensavamo di stare con Siena così a lungo. Aspettavo un vantaggio più netto forse. Noi un vantaggio più netto per Siena purtroppo, però dopo quando mi ha visto, adesso non dico che non sono bravi, noi abbiamo difeso bene già contro il Trieste, abbiamo visto che possiamo difendere bene, quello che ci manca adesso ancora è 60 minuti allo stesso livello, però questo è molto difficile per tutte le squadre. Quindi nella seconda parte del campionato il Brixen potremmo vedere comunque una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo visto nell'andata, anche in merito, cioè anche a causa del Covid, di quello che è successo.
Sì, ma possiamo anche dire che l'andata abbiamo avuto anche tanta sfortuna, abbiamo perso 2 o 3 partite con un gol che forse meritavamo anche a pareggiare, però l'anno scorso abbiamo vinto un paio di partite, quest'anno le abbiamo perse, però sicuramente al ritorno, se andiamo avanti in questo passo e nessuno si fa male, niente, credo che un paio di partite vinceremo di più che all'andata. Ve lo auguriamo, grazie. Un ritorno in campo dopo più di un mese fatto insomma nel migliore dei modi, perché conquistate una vittoria sicuramente sudata, conquistata verso la fine, 29-21. Siamo contentissimi, è una vittoria che ci voleva per piazzarci in maniera migliore per le qualificazioni della Coppa Italia. È stata una vittoria più di cuore, perché comunque in una squadra nuova come la nostra certi meccanismi e rodaggi arrivano solo dopo tanti anni. Siamo riusciti a rimanere uniti fino alla fine e lottare uno per l'altro senza che prevalesse, diciamo, quella mancanza che dopo uno stop così lungo è venuta fuori. Ecco. Ecco, ancora più nuova perché poi è arrivato tra l'altro il nuovo acquisto Stefano Arcieri, che tra l'altro gioca nel tuo stesso posizione e ruolo, che però vedremo in campo comunque, così crediamo, dal 30 gennaio. Come vedi questo nuovo arrivo e come pensi che insomma riuscirà ad integrarsi in un gruppo che, come hai detto te, è giovane ma comunque dimostra di essere già abbastanza amalgamato? Ma sono contento che sia arrivato Stefano, che ci può aiutare molto perché abbiamo la panchina leggermente corta, quindi ci può dare una mano sicuramente nei cambi. È un giocatore fortissimo, ha dato prova della sua forza l'anno scorso in Coppa Italia vincendo col Bolzano proprio qui. È il giocatore, l'ala della nazionale, può solo che aiutarci. Io personalmente prendo questo nuovo innesto come un motivo di crescita, perché no, magari anche imparare qualcosa da lui, che è sicuramente più esperto e può insegnarmi qualcosa che magari manca. Ascolta, Brixen vi ha dato un po' del filo da torcere, ve lo aspettavate oppure no? Brixen è una squadra con dei giocatori molto forti, ha dei cambi validi e sì, ci aspettavamo sicuramente di andare in difficoltà, perché comunque Ciutura è un signor giocatore, hanno Basic che è un pivot fortissimo, anche lui nel giro della nazionale. Pivetta è stato nel giro della nazionale per tanti anni, Martin Amato che ha giocato qua l'anno scorso ha dato prova di essere un signor centrale, quindi sì, ce lo aspettavamo. Senti, se dovessi fare un piccolo bilancio del girone di andata che per voi si è chiuso oggi, qual è il segno? Siamo soddisfatti perché comunque siamo alti in classifica, è un risultato buonissimo, abbiamo fatto tanti punti, molti sudati, molti potevamo farne ma ce li siamo fatti scappare, però nel complesso penso che, essendo appunto come dicevo prima una squadra così nuova, abbiamo ottenuto un gran buon risultato. Adesso si vedrà nella seconda andata. Vediamo. Grazie. Non sembri contento. No, non sono contento di 2 o 3 cose. E mo te li chiediamo.
più in fondo. Difesa, mai non chiedo di fare pari cattivi. Brutti, una difesa dura di Palamà. Primo tempo, non abbiamo fatto due falli normali. Due falli, non abbiamo giocato male difesa il primo tempo. Così non ho avuto il portiere. E abbiamo iniziato a discutere con arbitri così. Va bene così. Fai più in giù. Poi indietro. Più indietro. Vai, perfetto. Chi sei, Roby? Allora, il risultato finale sorride alla Ego Siena, però Branko Dumnic non ti abbiamo visto sorridere tanto spesso durante questa partita, anzi tutt'altro, e anche perché più volte Brixen vi ha dato del filo da torcere, vi ha dato dei problemi e è passata anche in vantaggio fino all'ultimo praticamente. Ah sì, è vero, primo tempo siamo andati in vantaggio più due, eravamo anche superiorità numerica, anche doppia, credo, non siamo riusciti ad andare più avanti, allargare differenza. Poi primo tempo non sono contento perché non abbiamo giocato bene a difesa, siamo stati troppo piatti lì, loro arrivavano lì, tiravano senza contatto, senza niente. Invece secondo tempo siamo riusciti a recuperare proprio grazie a difesa, non giocando tanto bene neanche in attacco, ma abbiamo giocato bene a difesa, abbiamo fatto qualche gol facile di prima a seconda fase. Era importante vincere dopo più di un mese di fermi che non ci siamo allenati, abbiamo ripreso allenamenti 8 gennaio, ma non eravamo completi perché avevamo giocatori anche nazionale, così, ma non è uno scuso, dovevamo giocare molto meglio, magari difesa. Si è chiuso oggi il girone di andata, no? Per voi. Dico, ho chiesto già a Pasini, ma un bilancio tuo di queste prime 14 giornate qual è? Un bilancio positivo, credo, perché abbiamo avuto grossi problemi, infortuni di andata, abbiamo giocato tanto senza due mancini, così, e non avevamo tanti cambi, ma credo che ora possiamo fare ancora meglio. Ce l'abbiamo 10 giorni per prepararsi, dobbiamo pensare partita a partita, ce l'abbiamo partita 30 gennaio contro Fasano, che non sarà facile, ma questi 10 giorni dobbiamo lavorare bene, finalmente siamo tutti completi, è arrivato anche Arcieri e ce l'abbiamo soluzione anche a girare, di cambiare, di riposare un po' di più. Ecco, l'arrivo di Arcieri potrà dare alla squadra quel, diciamo, passo in più, quel salto in più anche a livello proprio di freschezza fisica? E certo, quella è una cosa più importante, guarda, ti avevo detto anche quando abbiamo parlato così, serve prima di tutto per questo, perché ormai come tutte partite sono dure e nessuno non è in grado, sicuramente anche un professionista 100% è in grado di giocare 40 minuti a alti livelli. E noi non avevamo soluzione, certe partite abbiamo giocato con 6 giocatori solo cambio portiere e ora credo con lui ce l'abbiamo soluzione anche in difesa, lui può giocare anche in difesa, secondo o quinto in difesa, centroavanti un po', ce l'abbiamo questa soluzione, riposare anche un po' Pippo così che sta giocando bene, anche oggi si è fatto una buona partita e credo che possiamo mettere qualche volta anche lì a centro lui proprio che ha una valutazione buona, che può fare qualcosa anche da centro. Non tanto, non giocare tanto sicuramente, perché lì ce l'abbiamo anche Pablo, Nico, Felipe e Borgio, ma anche lui con un cambio magari lì a centro 5 minuti è importantissimo per avere più freschi giocatori proprio alla fine. Erano due punti importanti sia per rimanere attaccati al treno delle prime di classifica, sì, anche per la Coppa Italia, perché era appunto la vostra ultima di andata. Si è fatta un po' un'idea, insomma, di quella che potrebbe essere la vostra avversaria poi nelle finali? Ma non si sa niente ancora, perché ci sono tante partite da recuperare, tutto è aperto. Se mi ricordo bene, ora come ora noi siamo sicuramente terzi, non lo so, può capitare che saltiamo, arriviamo anche secondi, non si sa, dipende da tutto, ma per ora siamo terzi e stiamo aspettando che finisce questo, che si recuperano tutte queste partite di ritorno e poi si vedrà qual è l'avversario. Ma Coppa Italia è lì, devi giocare, se devi fare qualcosa devi vincere, non devi pensare di avversario proprio, neanche quarti di finale, semifinale proprio. Ma ora noi dobbiamo cercare di concentrarsi prima di tutto solo per la partita a Fasano. Grazie coach. Grazie.